abbiamo delle idee, abbiamo dei progetti, noi dobbiamo sostenere le nostre idee e i nostri progetti e non dobbiamo stare a correre dietro a nessuno, perché noi siamo, lasciamelo dire, più avanti di loro nel cercare di capire come affrontare questa situazione di difficoltà del mercato editoriale, che non c'entra nulla con la crisi, è un problema del mercato editoriale. Vero, vero. Grazie Giuseppe di questa uscita di oggi, appunto non prevista ma necessaria, dai microfoni di Radio Rete Edicola. Risentirci a presto. Ciao, buona giornata a tutti. Allora, eccoci alle 11.05, quindi collegati con Andrea Tabellini. Andrea è un tassista e noi abbiamo trovato questo titolo, il taxi scrittore, per questo collegamento che servirà appunto a dare qualche carattere in più. Davvero qualcosa di inusuale, beh, non è così che spesso che si incontrano appunto tassisti o anche giornalai, devo dire, che scrivono, ed è una bella sorpresa. Allora, innanzitutto buongiorno Andrea. Ciao a tutti, ciao Fabio, grazie dell'opportunità, mi fa piacere parlare con voi, anche perché in passato anch'io ho avuto un'edicola, quindi mi sento sempre un po' del settore. Ecco, ce l'hai tutta, insomma. Allora, quindi edicolante, tassista e anche scrittore di brevi racconti. Li potete trovare su Afternoon Tunes, che è il suo blog, appunto. Racconti buttati giù, magari schizzando l'idea tra un cliente e l'altro, che però parlano, hanno questa freschezza dei personaggi che si aggirano nelle nostre metropoli, della vita quotidiana, dei piccoli grandi drammi, anche delle piccole grandi gioie che si incontrano o magari viaggiano per un breve tratto del loro percorso dentro un taxi. Ecco, come ti è venuta, Andrea, l'idea di fare questi piccoli ritratti, tra l'altro molto godevoli, perché sono veloci ma nello stesso tempo
non tranasciano nulla, insomma, di quei particolari da fornire al lettore per farsi un'idea della situazione. Come ti è venuta questa idea e dov'è che ricavi appunto il tempo per scrivere? No, lo dico perché magari appunto tra una pausa e l'altra delle varie chiamate sembra una condizione molto simile a quella dell'edicolante che spesso ha delle pause magari nel pomeriggio tra un cliente e l'altro. Ti lascio il microfono. Bene, no, l'idea è nata 2 anni fa, devi sapere che mia zia tiene un corso di scrittura presso il carcere di massima sicurezza di San Gimignano e ero invidioso non tanto per la condizione dei carcerati ma perché avrei voluto anch'io essere parte di questo corso di scrittura, ovviamente come allievo. Ne è uscito un libro che si intitola A volte mi ritrovo sopra un colle, di racconti di carcerati. Da lì stavo leggendo dei racconti brevi di Sam Shepard, uno dei miei autori preferiti, anche lui come stile questi schizzi, queste immagini, queste fotografie molto brevi ma però colorite che ti lasciano sempre qualcosa. E così ho iniziato a scrivere, visto che passo 9 ore della giornata dentro al taxi, il mio unico ritaglio di tempo era tra un cliente e l'altro, e proprio sulle fatture che ci rilascia la Cotabo, la cooperativa tassisti bolognesi, ho iniziato a buttare giù le bozze. Poi ovviamente a casa sono tutte ritrasformate, ci lavoro sopra con più calma, però le bozze nascono proprio all'interno del taxi, che è un po' il mio studio, e visto la peculiarità dei clienti, ma anche di noi tassisti, per carità, e ho pensato bene, adesso non tutti i racconti vertono sulla clientela dei taxi, ma molti appunto sono dei ritratti, non più di tanto romanzati, ma anche molto veritieri dei clienti che salgono sul mio taxi, su Ravenna 1, diciamo. Allora, da Ravenna 1 chissà appunto quale visione si può sviluppare di questa umanità varia e della stessa realtà delle metropoli. Io, quando parlo con un tassista, viene sempre in mente le parole che raccontava sempre Sandro Cursi, che è stato mio direttore a Liberazione, e lui appunto sosteneva ogni mattina quando raggiungeva la redazione, scambiava 4 parole con i tassisti per farsi un'idea di quello che appunto era il cuore di questo popolo italiano, sempre in preda a contraddizioni, scontri, veri e propri drammi a volte, magari masticati male, come si dice, e con questo patrimonio, con questo bagaglio, lui si presentava in redazione e cominciava a sottoporre i vari temi della giornata. Un ottimo metodo, devo dire, che si sta perdendo ovviamente, perché oggi con il web è cambiata completamente la musica, come direbbe qualcuno. Allora ti chiedo, dal tuo Ravenna, che cosa si vede? Anche perché 10 anni di professione, di mestiere, sono abbastanza per poter fare anche un po' un confronto, no? Ma sì, c'è molto questa, diciamo, questa cosa di sfogarsi con il tassista. Sì. Si parla molto di immigrazione, logicamente chi ne è a favore sta zitto, ma chi ne è contro si sfoga molto, perché si presume che noi tassisti siamo a contatto con problemi del migrante che non paga, che ci rapina. Ma obiettivamente adesso in 10 anni solamente un episodio negativo mi è capitato, di persone che sono scappate senza pagarmi, ma non erano di colore, non erano di origine africana. Quindi nel mio blog Afternoon Tunes, che trovate anche il link, l'account su Facebook, cerco di dipingere il migrante con un po' di umanità, l'umanità che appunto da noi italiani viene a mancare,
pur pensando che anche noi siamo stati un popolo di migranti e ne abbiamo anche combinate di cotte e di crude nei paesi dove siamo finiti. E logicamente una parte ha dato anche il suo contributo, pensiamo solamente agli attori, ai registi italo-americani. E quindi si parla molto di migrazione, si parla molto di politica, si presume che il tassista sia un uomo di destra, leghista, in certi casi è così, nel mio caso ad esempio non lo è, però devo dire che dal punto di vista politico la sinistra si è un po' dimenticata della figura del tassista, un po' le uscite di Renzi inneggianti a Uber o Bersani con le liberalizzazioni della licenza che insomma comporta, fare tassista comporta un esborso abbastanza importante a iniziale che poi si può recuperare con la rivendita. E quindi si parla sì delle solite cose, adesso si dovrebbe parlare anche di calcio, ma d'altra parte io di calcio non me ne intendo, quindi e quindi gli sbarri subito la strada quando l'argomento potrebbe essere quello, insomma, quindi sei anche un po' abile tu a magari indirizzare l'attenzione su altri argomenti. Dunque Andrea, hai detto che hai fatto appunto anche l'edicolante per un periodo più breve. Ecco, sicuramente quello che tu hai detto prima, hai accennato, il contatto con le persone è la cosa più bella e più in comune di questi due mestieri, oltre alle pause tra un lavoro e un altro. E forse nessun altro mestiere che sta in strada può, come questi due, darci una visione di quello che accade realmente della società. Sai, in qualche modo l'idea della web radio degli edicolanti è nata anche un po' dietro questa considerazione, cioè pensare che gli edicolanti sono ancora dei sensori di quello che accade nel paese, di quello che accade tra la gente. Secondo te perché c'è stato questo peggioramento della qualità sociale degli italiani, che pure da sempre sono un popolo, oltre che pieno di cultura, ma anche con uno spirito positivo. Oggi sembra tutto negativo, non è tanto la questione dei migranti, ma pensiamo a quello che accade nella scuola, per esempio, dove ormai i professori vengono regolarmente aggrediti. C'è un incattivimento che sta creando qualche problema alla convivenza, no? Beh, io da quel che posso notare da tassista, ma anche da edicolante, adesso l'ho fatto alla fine degli anni 90, noto un grande egoismo da parte di tutti e probabilmente mi ci metto in mezzo anch'io. Cioè si pensa che il mondo sia, diciamo, una proprietà privata e non si fa i conti con le altre persone, le altre necessità. È un Poi io questa saggezza nei miei racconti la do alla figura del mio gatto Paddy, che con i colloqui che facciamo, e lui, diciamo, è sempre la parte più saggia e come il mondo dovrebbe essere, lo dice nelle sue parole. E per quel che riguarda la clientela c'è cioè del buono e del brutto. Io mi ricordo quando facevo l'edicolante c'era un cliente che veniva, acquistava il resto del Carlino, iniziava a sfogliarlo in edicola, logicamente leggeva la cronaca di furti, omicidi, e mi ricordo che mi diceva: ah, che peccato, non è stato un immigrato che ha fatto il guaio. Siamo un po' a questo punto, ormai ci si aspetta che quando ci sia qualcosa di ferato sia sempre la persona più debole, e così adesso le persone più deboli sono anche i professori. Io quando andavo a scuola non era sicuramente la situazione che c'è adesso, se si prendeva una nota o un brutto voto la colpa non ricadeva sul professore. Ma sicuramente i genitori erano dalla parte sempre del professore, anche perché quando si ha 20 anni così si ha anche un po' delle teste calde, quindi bisogna avere qualcuno che ti indirizzi
verso una strada più moderata, diciamo. Insomma, ci si trova davanti a una società che non è proprio la società ideale.